c'è il dorso, poi si vede, l'abbiamo dovuto legare perché il dorso e questo piatto è completamente staccato. Ah, staccato. Poi qui ci sono da risarcire, qui le, la, qui è già, si sono rotti due nervi, sì. E poi appunto c'è la, questa da sistemare, questa bracchetta. Comunque tutte le carte vanno spolverate, perché qui in mezzo sembra incredibile, ma si deposita la polvere, lo sporco. Anche se sono chiusi? Anche se sono chiusi in un ambiente tutto sommato pulito, controllato, perché la mala testiana sì. È pulita e controllata. E quindi, e poi qui dove si vedono questi, sono sì. Le parti metalliche, dopo col tempo lasciano dei segni. Quindi loro le ricoprono con della carta giapponese in modo da fare delle isole, tipo dischettini, e ecco qua, poi vengono ripresi sempre, e la catena anche, che è stata fatta una bruttissima toppa. Sì. Dopo ad esaminare si vede. Questo poveretto si vede com'è. Ecco, questo ha la coperta malmessa. C'ha sì. Tutti questi strappi nella coperta. Poi quando lo giriamo abbiamo questo dorso che era stato messo nel Settecento, sì. Che si sta staccando, e tutte le lacune. Pensate che questo è ancora il cartellino originale, che dopo fu coperto negli anni 50 con questa specie di cartellino plastichi. Originale, che anno vuol dire? Che è metà del 400, col scritto dal primo bibliotecario Francesco De Figline. Una roba impressionante. D'altra parte abbiamo un codice del nonno, qui stessa cosa, c'è sì. La catena che sta forando la cosa. Qui ci sono i nervi da riprendere, le cuciture, e dentro uguale, dopo bisogna ripulirle un pochino, perché quando hanno infilato queste per assicurare la pelle, per assicurare le bindelle, e dopo è successo così, questa che è mobile. E dopo qui c'è, è uno di quelli commissionati a Malatesta Novello, anche questi due, questi tre sono proprio di Malatesta Novello, infatti si vede, lo steccato con MN, e qui uguale c'era lo steccato. Tra l'altro questo è bello perché è su fondo nero, è con le inizialine piccoline MN. Adesso questo faccio così un attimo per vedere tutto il danno. Ecco il poveretto, questo ha il piatto che viene via. Che dentro è bellissimo, dentro, perché anche questo. Cioè, bisogna vedere la conservazione delle miniature e dell'inchiostro, cioè l'oro è incredibile, sì. E questo vuol dire che dentro c'è un buonissimo clima per la conservazione, perché altrimenti ci sarebbero tutte appiccicate, eh? Ecco qua, allora, un microclima no, è perfetto, quello lì è perfetto, però la coperta è la parte ovviamente che viene più danneggiata. Questo qui invece era della biblioteca del medico Giovanni Di Marco, allora già c'è la catena che qui è tutta rotta. Poi dentro il poveraccio ha queste carte raggrinzite. Pensate che questo, che è un codice del 300, ha queste miniature vivacissime, no? È il sogno di Scipione. Infatti c'è Scipione che dorme steso così nel letto e sogna i suoi antenati. E queste, anche queste, tutto da spolverare, tutto da sistemare. Poi ci sono, si riescono a togliere? Sì, sì, le spianano. Con l'aria? No, le inumidiscono leggermente la pergamena, poi viene messa tra due, prima ovviamente tra carta, tessuto o non tessuto, poi tra due fogli di metallo, e poi con le calamite. Okay. Viene stesa. Ci vuole un po' di tempo, ma viene tesa una tensione, diciamo, graduale. Perché invece spianarle, come facevo una volta con la pressa, è un disastro. Ma sì, poi elimini anche delle tracce antiche, eccetera. Invece questi due appartenevano al convento di San Francesco. Allora questo si vede quello già. Quello che era qui? Sì. E dopo Malatesta Novello recupera la biblioteca del convento. Esatto. Quindi ci sono già il dorso che si vede, poveretto, che bisogna risarcirlo un po'. Già avevano fatto due toppe nel Settecento. Queste sono le robe che facevano nel Settecento. Poi la coperta è sempre un po' da riprendere. Questa è messa meno peggio. Questa è bellina perché alla fine uno ci ha fatto l'omino, il disegno dell'omino, in costume, fortissimo. Questa è bellissima. È un codice miscellaneo, è diritto canonico, ci hanno messo di tutto e di più, infatti si vedono varie mani. E dopo qui c'è la nota che è di possesso del convento. Ed è interessante perché hanno infilato, come dico, tutti i scritti di diritto canonico, soprattutto sulla penitenza, sul matrimonio, su regole per i prelati, eccetera, eccetera. Alla fine ci hanno infilato anche una ricetta per combattere i calcoli al fegato e i reni, che è qua giù, carta 311. È incredibile. E poi qui c'è una cosa, c'è una nota storica su una battaglia che si combatté in Francia, e infatti questo aiuta per la datazione del codice. Una battaglia del 1362, quindi è chiaro che il codice è stato scritto prima, perché se no uno avrebbe...
E questo è l'altro, che è un giuridico purtroppo, sempre del convento, purtroppo non decorato. C'è lo spazio bianco per le miniature, ma non hanno fatto le... incompleto. È senza decorazione. Bellissimo.